Questa dovrebbe essere un'altra discarica, anzi è un'altra discarica inattiva del territorio. Questo qui ci dovrebbe essere un cancello, invece questo è l'unico segnale di pericolo. C'è un pericolo. E in questo momento stiamo oltrepassando l'ingresso di una discarica che è totalmente abbandonata a se stessa, anch'essa di rifiuti industriali pericolosi, e qui troviamo Eternit, dei fusti industriali, noi non sappiamo cosa c'è dentro, ce ne sono diversi. Questa è una discarica che teoricamente dovrebbe essere addirittura sotto sequestro, con un curatore fallimentare, ma in realtà non è inserita all'interno del SIN, quindi all'interno delle perimetrazioni che hanno fatto, che fece il Ministero dell'Ambiente nel 2000, di tutte quelle che sono le aree con discariche e le aree inquinate, questa è stata esclusa. Quindi questo comporta che non è entrata neanche nel piano delle perimetrazioni, dei carotaggi, per vedere, oltre ai rifiuti che hanno scaricato quando c'erano le autorizzazioni, tutti quelli che hanno scaricato quando qua è stata abbandonata. La cosa più curiosa è che a fianco è confinante con un bel terreno trattorato pronto per essere seminato, attaccato a una discarica in abbandono che teoricamente dovrebbe essere sotto sequestro, ma che in realtà non i sigilli, non ci sono neanche i cancelli in questa discarica. Quanto incide il fatto che non sia stata inserita nel SIN? Incide parecchio, perché un qualsiasi sito, in questo caso discarica, inserito nel sito SIN, ha un'attenzione che non ha un qualsiasi sito non inserito nel SIN, perché è sottoposto a tutta una serie di procedimenti, quindi di procedure, piano di caratterizzazione, esami, monitoraggi, che ovviamente un altro sito non ha. Ad oggi non possiamo sapere che impatti, cioè quali impatti reali sta producendo questa, o ha prodotto questa discarica. Siamo entrati da uno dei tanti buchi che ci sono dalla recinzione, questa che è la discarica Andolina, una delle tante discariche inattive nel territorio di Melilli. Nel lontano 97 che fu revocata l'autorizzazione a questa discarica, che ha continuato però ad operare in maniera abusiva e che oggi, a distanza di più di 16 anni, 17 anni, ad oggi ancora non è stata messa in sicurezza. Qua abbiamo rifiuti di qualsiasi tipo e oggi non abbiamo neanche contezza di quali e quanti siano le tipologie dei rifiuti industriali che sono arrivati in questa discarica. C'è e ci sono stati compromissioni sicuramente del suolo e dell'acqua di falda. In questo momento c'è solamente la messa in sicurezza permanente, appunto per non aggravare la situazione che già c'è in atto. E quando sarà realizzato? I tempi non sono noti, perché in questo momento c'è solamente la fase di progettazione, quindi seguirà poi l'affidamento tramite gara, e quindi i tempi tecnici di un appalto pubblico, però ad oggi i tempi non sono certi. Quando piove non c'è alcun controllo del percolato che arriva a superare le barriere e da qui sicuramente, tramite il fiume Cantera, arriva addirittura a mare.